gran lavoratore, molto preparato, buon padre di famiglia. Io non te l'ho preso più. Signor Presidente, dove sta la candidatura? Dottore Grasso, ci siamo riuniti, abbiamo discusso molto, ma abbiamo deciso all'unanimità di affidare a lei l'incarico di giudice *ad latere* del maxi processo contro la mafia. Seconda carica istituzionale dello Stato e uomo da sempre impegnato nella lotta alle mafie. Questa è la descrizione di Pietro Grasso, presidente del Senato ed ex capo della Direzione Nazionale Antimafia. Da sempre impegnato nella lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ha ritirato quest'anno al Teatro Lendi di Sant'Arpino il premio speciale Pulcini della Mente 2014 ed ha risposto ad alcuni giovani studenti provenienti da scuole locali che gli hanno posto alcune domande sulla corruzione nella politica. Della cultura come fattore di sviluppo, perché lo sviluppo non è solo appunto quello produttivo, ma anche quello etico, e questa è la manifestazione etico-culturale della Trama. Un politico dovrebbe trovarsi, perché se ha dei guadagni che non sono giustificati dalla sua attività, è chiaro che dovrebbero essere conosciuti, verrebbero fuori, e quindi non ci potrebbe essere, ecco, il cancro della corruzione che naturalmente colpisce questo accordo. Badate, è qualcosa che anche le mafie praticano. Non pensate che in certi posti dove l'intimidazione non funziona per carenze ambientali, diciamo, di presa ambientale, la mafia, la camorra, l'andrangheta lavorano con la corruzione e soprattutto a livelli internazionali. Quindi combattere la corruzione significa anche combattere l'illegalità, perché poi il metodo della camorra, così come il metodo della mafia e dell'andrangheta, è sempre quello di fare una sorta di comitati di affari che si spartiscono gli appalti, privilegiando chi è fedele, chi dà un contributo sotto forma di corruzione, non solo alle persone, ma alle volte anche ai partiti e quindi ai gruppi politici. Quindi sotto questo profilo però la reazione dei giovani quale deve essere? Non quella di deludersi, di avere una delusione e dire ma allora se così ci allontaniamo dalla politica, anzi io al posto tuo direi mi impegno io a diventare la nuova classe dirigente politica che non potrà mai essere nemmeno toccato da un tentativo di corruzione. Quindi questa deve essere la risposta. Ecco, questo è il cambiamento che dobbiamo fare tutti insieme, cercare di cambiare, avere una classe dirigente, essere noi classe dirigente, quello che dicevamo anche come messaggio finale. Dobbiamo incominciare a partecipare proprio dalle basi della nostra società, dalle basi della nostra democrazia, quindi dalla scuola, dalla cultura della legalità, ma anche dai luoghi di aggregazione. Quali sono oggi i luoghi di aggregazione? Le sale giochi non sono luoghi di aggregazione, sono luoghi di perdizione, non per usare. E allora dobbiamo ricreare anche le organizzazioni giovanili di partiti, qualunque sia. La maschera del Pulcinella di Lello Esposito, bravissimo e importantissimo attore.